Ecco, fare dei ringraziamenti di tutti quelli che hanno collaborato all'apertura di questa strada. E vorrei partire dal governo Iorio, l'assessore Chieffo, che avevano riprogrammato dei fondi CIPE per poter completare quest'opera importante. Al presidente Frattura, all'assessore Nagni, che mi sono stati vicini in questo anno cercando di risolvere tutte le problematiche che di giorno in giorno venivano fuori. Ogni giorno c'era un problema, però l'abbiamo superato e oggi dobbiamo essere tutti soddisfatti. Un ringraziamento vanno all'impresa, che è stata sempre vicina, ai progettisti, ai direttori di lavori, i responsabili della sicurezza, i collaudatori che hanno collaborato, al mio staff che mi ero nominato, che ha collaborato, quindi un ringraziamento di cuore, perché oggi possiamo essere tutti lieti che la politica ha dato un risultato alla collettività, al di là dei colori politici, e quindi dobbiamo essere tutti contenti. Io vi ringrazio per la vostra presenza e buona giornata a tutti. Ma noi c'erano 70, quindi figurati quanti anni, verrebbe da dire ora, però l'importante è che è arrivato, voglio dire. Adesso cominceranno anche altri problemi, perché bisogna svincolare poi questa strada, altrimenti succederebbero casini da quelle parti. Comunque l'importante è che oggi si sia inaugurata, che sia iniziata una nuova stagione, iniziata nell'83, finisce nel 2013, per cui va fatto un plauso a tutti coloro i quali hanno collaborato. Rosario le ha enunciato un po' tutti quanti, tutti coloro che ci hanno messo una mano per far sì che quest'opera fosse completata oggi, e poi vedremo come svincolare. Già ho parlato con il mio amico Nagni per vedere come fare, e speriamo che vada terminata pure la tangenziale nord, così svincola meglio dall'altra parte. Oggi è un giorno di festa, polemiche zero, viva chi l'ha completata, viva, auguri all'impresa, brava l'impresa, e a tutti coloro i quali hanno collaborato. Oggi è un giorno importante per tutta quest'area. Vedo visi che ho visto nell'83 quando è iniziata questa storia. Meno male che ci siete ancora, ci sono pure io. Speriamo di vederla completata tutta quanta. Quindi, va bene così, oggi è un giorno di festa, polemiche zero, grazie a tutti coloro i quali ci hanno messo un pizzico di sale perché la minestra venisse buona. Grazie. Invece al futuro, immaginando che questa è la struttura di tutti, ringraziando tutti, ma soprattutto tutti coloro che hanno aspettato questa struttura, che hanno avuto la pazienza e la capacità di attendere perché questa struttura diventasse qualcosa di concreto. Per noi però è l'inizio, questa fine del rivolo, l'inizio della struttura di viabilità di quest'area, che riprenderà con la tangenziale nord, con gli svincoli, perché noi crediamo che questa fase debba essere una fase di un progetto partito da lontano ma che merita di essere concluso, e in questo senso noi siamo impegnati. Quindi bene per quello che è stato il passato, ma tutti insieme guardiamo avanti. Per l'infrastrutturazione della nostra regione, ma soprattutto un impegno congiunto e condiviso, perché ci veda tutti proiettati verso il completamento delle tante opere purtroppo ancora incomplete. E allora Pierpaolo ha già parlato della tangenziale e degli svincoli, abbiamo Rosario non scappare, ma il problema di Santo Stefano, rispetto al quale dobbiamo immediatamente garantire lo svincolo, ma in tempi rapidissimi, così come garantisco faremo per la tangenziale, così come faremo per la Fresilia, così come faremo per tutte le altre tante infrastrutture che necessitano di essere completate. Un giorno di festa che mi auguro soprattutto possa significare anche un'idea di un Molise diverso, un Molise che ritrova il sorriso e che un Molise comincia a parlare in positivo, pensando che se in tutto il resto del mondo si comincia a parlare di ripresa, non capisco perché non lo si debba fare anche nella nostra fantastica regione. In bocca al lupo a tutti noi e che Dio ce la mandi buona, Padre Giancarlo.